Buongiorno ragazzi, bentornati ad un altro video. Domenica mattina, noi siamo fuori dalla palestra, siamo fuori da Pain World. Ce l'ho fatta a convincere Ele a venire con me per un allenamento. Da 3 settimane che ci provo, ma lei aveva sempre le scuse: c'ha gli esami, non c'ha tempo, vuole allenarsi a casa. Ma oggi ce l'ho fatta a convincerla per fare un allenamento insieme. Facciamo un full body, iniziamo con lo squat. Così anche per me, un po' più divertente, allenamento di coppia. Let's go! Ok ragazzi, primo esercizio, ci abbiamo lo squat. Come vedete l'altezza è perfetta per me, no, in realtà è perfetta per lei. Facciamo, ho 30 kg al lato, quindi questi sono 80 kg in totale. Proviamo a fare 9 ripetizioni ben controllate, vediamo come va. Fatte 9, controllate abbastanza bene, c'è una progressione, quella è la cosa importante. Andiamo al secondo movimento. Ragazzi, siamo arrivati a metà allenamento ed è qua che io mi faccio i recovery aminos. Sono di Full Spring, sono BCAA, ma io non li prendo tanto per il BCAA, sarò super sincero, li prendo perché mi piace bermi qualcosa di dolce, spezza il mio workout e mi dà un po' più di energia, sarà il sapore semplicemente. L'ho notato, è completamente una cosa in pratica, aneddoto, niente teoria dietro. Ultima volta. Abbiamo fatto 47,5 per 14 rep, oggi è aumentato a 54, provo a fare 12 rep complete, vediamo come va. Vai. In 10 ripetizioni mi sono lasciato un rear di 1, quindi one rep shy of failure. E ci sta, nelle prossime sedute provo a aumentare le ripetizioni con lo stesso carico. Ragazzi, noi abbiamo appena finito l'allenamento. Amore, com'era? Bello, mi bacchetta parecchio. Sì, con la forma e tutto. È una cosa che alla fine, secondo me, è fondamentale imparare bene la forma, il full ROM e queste cose, sì, qua. Sì. Mi dispiace se sono così duro con te. Ora ti direi casa. Andiamo a mangiare il kebab, ma è chiuso, Sean, di domenica. Qua è tutto chiuso di domenica. È vero. Lussemburgo non c'è niente di aperto. Sì. Ma intanto abbiamo iniziato bene la giornata, ci siamo rilassati un pochino, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e ora mangiamo quello e rilassiamo. Quello che ci va di fare. Ora di far vedere il pasto post allenamento, mezzo avocado, you know it already. Questo lo conoscete, ciao mezzo avocado. Finocchio, perché Ele si sta facendo un botto di verdurine, le ho rubato un pochino di finocchio. 2 uova alla coque, ho qua delle vasa stra buone. Roggendun, buone. Ci aggiungo anche una Coca-Cola zero. Diciamo che probabilmente mi bevo una Coca Zero oppure una Monster al giorno e secondo me non ci sono problemi.
Poi, per un po' più di proteine e per dessert, un solito schiro alla stracciatella, che è buonissimo, ma io sono un po' più cioccolatoso e quindi ci aggiungo anche 20 grammi di questo 80% Alter Eco cioccolato dalla Repubblica Dominicana, che è una bomba. Questo è il pasto post workout, non vedo l'ora. E guardate Ele invece che post workout, quanto sei bella. Ed ecco, vi mostro il migliore shake proteico in assoluto, che sembra tipo un gelato. Guardate la consistenza, è una bomba. Io l'ho fatta con queste proteine al cocco, che sono assolutamente le migliori proteine secondo me, di gusto, consistenza e tutto, ve lo straconsiglio. E infatti sono tutte finite e mi inizio a provare le prossime, che sono le 3K Protein. Ovviamente se non avete le proteine non c'è problema, potete anche farlo senza, sarà solo un pochino meno proteico. Che bomba! Si è fatta sera, io ed Ele abbiamo deciso di cucinarci del salmone e usare di nuovo i bamboo baskets, che avrete notato che negli ultimi video volevo acquistare il Chemex, ho acquistato il bamboo basket. Diciamo che sto provando a trovare dei modi che sono più semplici, più facili, che non devo pulire niente, e anche buoni sia per la cottura che per fare il caffè. Vediamo un po' cosa stiamo facendo. Qua abbiamo tre pezzoni di salmone e questi Ele li ha messi a marinare in salsa di soia e limone, giusto? Sì, li mettiamo 2 ore in frigo, a noi di solito minimo, perché così almeno c'è il tempo buono per la marinatura e che dovrebbe assorbire il sughetto. Ok, quindi marinati per 2 ore, saranno, proviamo a cucinare 30 minuti. Poi ci facciamo anche degli asparagi, ci li dividiamo a metà e niente, vediamo come esce, poi ci abbiniamo una fonte di carboidrati. OMG, guardate qua che piattino. Salmone fatto, asparagi, per i carbo queste vasa, ormai le conoscete. Qua c'è ancora un po' di salsina con limone e salsa di soia. Qua invece è una salsa per il sushi dolce, tipo teriyaki. Mi sa che ce l'aggiungo un pochino qua, perché sennò questo è troppo healthy per i miei gusti. Che dire, sembra buono. Ragazzi, filmo una piccola clip col sole dietro, io e le stiamo facendo una passeggiata, appena passato un ragazzo che ha detto "I'm a vlogger". E io e le stiamo facendo una passeggiata. Ciao ragazzi. Hello, hello. E niente, il video di oggi in realtà è stato un po' tutto così, vi ho fatto vedere quello che ho mangiato e ho pensato allora di parlare un po', perché no, del fattore carboidrati e grassi, perché ve l'ho accennato e sicuramente l'avete visto nei miei pasti, che sto prediligendo delle fonti soprattutto proteiche e grassi rispetto ai carboidrati. E questo l'ho iniziato a fare quando stavo lavorando con il mio coach Menno Hanselmans, tipo 2 mesi fa, che lui mi ha detto: guarda, secondo me tu stai in deficit calorico, hai molta fame, per la sazietà secondo me i grassi sono meglio, per la sazietà e la soddisfazione i grassi sono meglio dei carboidrati. E mi ha fatto provare questo approccio dove mi ha diminuito di molto i carboidrati, dicendo prevalentemente pensa a prenderli dalle verdure e tutte le altre scelte le fai più proteiche e più grasse, ovvero uova, cioccolato fondente, avocado, salmone. E io quando ho fatto questo switch non solo mi sento bene, performo bene in palestra, digerisco meglio e generalmente ho i livelli di energia più alti. E attenzione, non è che è un low carb, perché comunque più o meno consumo 200 grammi di carboidrati in media al giorno, è semplicemente non esagerare con i carboidrati. Quindi magari mentre in passato avrei mangiato 300, 400, 500 grammi di carboidrati, come le sa benissimo, adesso invece li tengo più bassi e alzo i grassi, e i miei grassi a volte arrivano pure a 100 grammi al giorno. E non è una cosa che vi dico di fare a voi, solo che io ci ho provato. Per chi lo consiglio? C'è un concetto che si chiama carb tolerance, che soprattutto per
le ragazze, ma anche per noi maschi funziona, ed è semplicemente la tolleranza che noi abbiamo ai carboidrati. Ognuno di noi ha una tolleranza diversa, generalmente siamo italiani quindi abbiamo una buona tolleranza, ma invece magari abbiamo una cattiva tolleranza e tolleriamo molto meglio i grassi, ci sentiamo molto meglio con i grassi più alti rispetto ai carboidrati. Come saperlo in pratica? Fate semplicemente una settimana di test, fate una settimana in cui avete i carbi più alto, la proporzione carbo-grassi, carbo più alti, e fate un'altra settimana in cui avete i grassi più alti dei carbo. Vedete in pratica, fate queste due settimane, provate a tenere tutto il resto, tutte le altre variabili controllate, così che sappiamo che questa, se notate una differenza in termini di energia, performance in palestra, queste cose qua, sappiamo che è dovuto alla dieta e non a qualcos'altro, e vedete in pratica se vi sentite meglio, se vi sentite peggio. Io sto facendo così e io mi sento e mi trovo veramente benissimo. Comunque, vediamo se attraversiamo, abbiamo fatto praticamente una passeggiata e proviamo sempre a camminare almeno una mezz'oretta al giorno, che altrimenti qua a Lussemburgo non si passeggia veramente poco. Questo è tutto, fatemi sapere se è stato utile questa piccola clip, lasciateci un like se è così, fatemi sapere nei commenti se voi tendenzialmente fate higher carb e lower fat oppure l'inverso. Attento amore mio, non farti tirare sotto sta pazza, e noi ci vediamo più tardi. Oggi ragazzi vi sto facendo vedere letteralmente tutto quello che sto mangiando, e abbiamo iniziato le preparazioni del dolcetto pre-nanna che ci facciamo sempre con Ele. Che ti mangi? Volevo qualcosa di dolce, no. E questa è mezza barretta qua. Buona. Queste sono le nuove barrette, le extra chocolate. Io invece sto provando a farmi un protein sludge fudge, non so come si dice, con queste proteine 3K al cioccolato. La differenza con le 3K è che non sono solamente whey protein, ma anche caseina, anche albumina, quindi per cucinare e anche per mangiarle da sole dovrebbero avere una consistenza migliore e mischiarsi molto molto bene. Quindi ho messo un po' qua e ci andiamo ad aggiungere un po' di latte, troppo, e mischiamo pian piano. Come diceva Ele, sono più thick, quindi consistenza molto più tipo padding al cioccolato. Wow, sembra tipo cioccolato fondente quasi, vero? Ele dice che questo sono. Io di solito mi sto il cacao per avere ancora più cioccolato e le uso per la cottura appunto, però. Questo sarà il snack cereale per concludere, e poi qua c'eravamo fatto della frutta, ma finita Susina e pera. Ragazzi, sono le 3 del mattino, sto filmando questo sul mio telefono, quindi scusate per la qualità, ma mi sono svegliato e niente, volevo semplicemente prendere la telecamera e parlarvi e parlarti, perché ieri ho messo un post su Instagram parlando di genetica e l'ho messo completamente a buffo senza aspettarmi niente, e invece ho ricevuto veramente un sacco di commenti da parte, sono sicuro, di alcuni di voi, e oltre che ricordarmi di quanto sono grato di tutto il supporto che ho, del fatto che a volte quando mi sento blu basta che faccio un post e voi arrivate subito a supportarmi, a sostenermi, quindi in primis sono grato di tutto ciò, in secondo nel post ho parlato di genetica e ho parlato, come c'è tantissima gente che critica i metodi in questa industria del fitness, no? Proprio a denunciare gli altri, criticare, si fa dissing, e invece siamo qua tutti con un solo obiettivo che è lo stesso, che è quello di aiutarci a non commettere gli errori, aiutarci a trovare il modo più rapido per fare e ottenere risultati in palestra, e questo è quello che voglio io. Non c'è bisogno di essere dogmatici e non c'è assolutamente bisogno di criticare, ah ma lui fa questo in modo scientifico, ma guarda che fisico di merda, e che ne sa lui, non saprà niente, infatti guarda il fisico.
Ragazzi, siamo qua tutti per lo stesso motivo, vogliamo tutti migliorarci se c'è un motivo che io faccio il contenuto e metto fuori informazioni, non è per forza di cose perché mi reputo il migliore e voglio, che ne so, mi reputo il migliore e voglio essere il migliore, ma è perché penso veramente che col contenuto che faccio posso aiutare alcuni di voi a non commettere gli errori e a ottenere risultati più rapidamente. E questa è l'unica cosa che mi interessa. E quando facciamo parte di questa industria fitness, è questo quello che noi vorremmo avere. Non dovremmo pensare ai soldi, non dovremmo pensare a quanto siamo fighi, non dovremmo essere dogmatici, non dovremmo pensare che il nostro metodo è l'unico metodo, è il miglior metodo. Ben venga se domani venisse scoperto un metodo e non sono io, qualcun altro che dice: ah, se fai questo metti 5 kg di massa muscolare in 3 mesi e funziona veramente, ben venga lui. Purtroppo per ora questo non esiste. Di conseguenza andiamo sulla scienza che ci fornisce un punto da cui partire, una verità come minimo oggettiva in termini generali, come minimo studiata in laboratorio o comunque in studi controllati con le variabili di controllo. E quello secondo me è il miglior punto di partenza ed è per questo che io seguo la scienza ed è per questo che io faccio il contenuto che vedete, perché io penso di poter veramente aiutare alcuni di voi a trasformarsi. Ogni volta che ricevo critiche penso sempre a questo, in realtà io sto qua per fare del bene, dovremmo tutti aiutarci a capire che siamo qua per la stessa identica ragione, vogliamo tutti mettere su un fisico migliore nel tempo più breve possibile e io sono qua solamente che provo a fare questo e provo a divulgare l'informazione che secondo me è quella più corretta per farlo nel modo più rapidamente possibile. Pensieri delle 3 del mattino. Fatemi sapere se vi è piaciuto questa fine di video. Io vi ringrazio di cuore della visualizzazione. Lasciateci un like e noi ci vediamo nel prossimo video e io vado a dormire, che altrimenti queste 7 ore di sonno non le faccio e mi servono per recuperare. Hasta luego, hasta adios, adios.